L'associazione di volontariato Rinascendo, con il patrocinio gratuito dell'Arnas Garibaldi, organizza il secondo corso base gratuito per il volontariato sociosanitario. Un ciclo di 10 lezioni che si svolgeranno dal 10 ottobre al 12 dicembre, tenute da esperti e qualificati relatori. 10 lezioni che permetteranno ai corsisti di ottenere l'attestato di volontario sociosanitario e anche il rilascio dell'attestato di nozioni di primo soccorso. Una figura, quella del volontario, che svolge questa missione a cui si è votati con professionalità, amore e preparazione. Siamo orgogliosi di questo e ringraziamo praticamente l'associazione di volontariato, la Rinascendo, per questo contributo importante, perché per noi i volontari sono una forza importante nell'ospedale e danno sicuramente quel supporto necessario per tutte le unità operative. Quindi siamo qui per l'inaugurazione del corso, che offre delle nozioni base fondamentali per la formazione, e quindi continueremo con questo rapporto e con questa iniziativa importante per il supporto che dà. Nel nostro lavoro la parte del volontariato è una parte importantissima, perché ci aiuta anche a far sentire i pazienti meglio, e quindi a volte io dico che una carezza, una parola, un abbraccio vale più delle terapie mediche che si possono fare. Il corso, che ha lo scopo di diffondere la cultura del volontariato per l'assistenza affettiva e morale dei pazienti, è aperto a tutti coloro che vogliano far parte dell'associazione Rinascendo, che da anni è al servizio e accanto ai malati terminali di ogni età. Questa sera siamo qua per il secondo corso base di volontario sociosanitario. Quest'anno sicuramente sarà ancora più bello. Le nostre aspettative sono tante, soprattutto quello di trovare volontari con un gran cuore e amore da donare. Perché il corso si organizza perché è importante la comunicazione con il paziente oncologico, il paziente o il bambino. Quindi, in poche parole, noi volontari abbiamo bisogno di una preparazione preposta dai medici dell'azienda del Garibaldi. Non è facile comunicare con il paziente ricoverato. Proprio per questo ho organizzato insieme all'Arnas Garibaldi questo corso, che durerà 2 mesi. Nell'arco dei 2 mesi ci saranno 30 medici che parleranno delle diverse tematiche, ma soprattutto quanto è importante la comunicazione e come comunicare. L'associazione Rinascendo, oltre a svolgere il servizio di volontariato presso le strutture ospedaliere e i centri di cultura, promuove la ricerca attraverso convegni, manifestazioni e meeting, soprattutto sull'endometriosi, malattia che colpisce il 10% delle donne in età fertile e patologie oncologiche. La cerimonia di inaugurazione è stata presentata dalla giornalista Patrizia Tirendi e allietata dalle performance vocali e musicali del soprano e violinista Sara Ricca.